Ciao amici di Victor.net, sono Leonardo e oggi sotto la nostra telecamera c'è Honor 8 Pro. Sicuramente Honor ha fatto passi avanti da quando è nata come spin-off di Huawei per la vendita online. Faceva più telefoni di nicchia, più per smanettoni, diciamo più per chi conosceva il mercato. Adesso invece, soprattutto con Honor 8 che è stato un best buy, ha venduto tantissimo, si è espansa molto, è arrivata anche nella grande distribuzione. E questo Honor 8 Pro doveva essere un'evoluzione, diciamo, di Honor 8 con un display più grande, migliore, e in realtà diciamo che qualcosa è meglio, qualcosa è peggio, perché qualcosa scricchiola secondo me. È il penultimo device presentato da Honor, perché adesso è uscito Honor 9, ma rimane comunque un ottimo device, ma andiamo a scoprirlo insieme. Ed eccolo, Honor 8 Pro, il penultimo arrivato in casa Honor. Eccolo, sua grandiosità, Honor 8, sua grandiosità non a caso, perché è veramente tanto grande. Andiamo a vedere subito la confezione, che è una delle cose più interessanti di questo Honor. Perché? Perché diventa un VR, come vedete da qui. In questi due buchi vanno poi messe le lenti, che adesso vi faccio vedere qui dentro. Qui dentro questa confezioncina, oltre ovviamente alla graffetta per togliere il carrellino, ci sono, eccolo, queste due lenti che poi vanno inserite qui per far diventare poi questo qui un VR. Bisognerà mettere il telefono qui dentro questa scatola con il VR così, e si potrà utilizzare a modi VR, diciamo, molto casalingo e poco utile, perché bisognerà tenerlo in mano. Molto molto scomodo l'altro. E poi dentro la confezione troviamo il caricabatterie, che esce o a 5 volte 2A o a 9 volte 2A, che ricarica un lentamente la batteria, circa 2 ore da zero. Mi aspettavo qualcosa di più, magari una ricarica un po' più rapida. Qui c'è il cavo USB, la stessa parte è Type-C, e la dotazione è completa qua, perché non c'è, come potete vedere, le cuffie regolari. Io l'ho provato con le mie e devo dire che si sente bene sia col cavo sia anche Bluetooth, quindi tutto a posto. Ma andiamo a vedere questo Honor 8 Pro. Per prima cosa lo accendiamo con questo pulsante d'accensione, che è una texture in rilievo molto, che si trova facilmente per distinguerlo meglio dai tasti del volume. Eccolo, si sta accendendo. Dietro è inutile negarlo, la somiglianza con iPhone 7 Plus è evidente, e devo dire purtroppo, perché questa somiglianza con iPhone 7 Plus fa sì che il telefono non sia proprio bellissimo, queste bande qui nere. Diciamo che come gusto personale non mi fa impazzire per niente, e dico purtroppo, perché con Honor 8 avevano fatto grandi passi avanti per il design, e con Honor 9 ne hanno fatti ancora di più, perché intendo ancora più bello di Honor 8, anche se non è bello moltissimo. Questo Honor 8 Pro non mi fa impazzire il fatto di design. Schermo non tanto olofobico, ma andiamo a vedere che c'è davanti. C'è, oltre alla capsula regolare, dove c'è anche un LED bellissimo qui che pulsa quando arrivano notifiche, veramente stupendo. E poi c'è il sensore di luminosità, che è lentissimo, il sensore di luminosità è veramente lentissimo, ci mette tanto a regolare la luminosità quando passiamo da un ambiente buio a un ambiente luminoso. E tra l'altro la regola anche sempre un po' troppo alta, un po' troppo bassa, non è mai troppo preciso, quindi questa cosa è da rivedere. Questo telefono, che è uscito da un po', doveva essere affinato sotto questo livello software. E poi c'è la fotocamera anteriore, che al buio è praticamente inutile. Fortuna che c'è il flash anteriore simulato dal display, che è molto luminoso, quindi fa un po' di luminosità, se no veramente la fotocamera anteriore non si vedrebbe niente. Al primo avvio, ovviamente devo mettere la password, che è ovviamente una password fake. Eccola l'interfaccia del nostro Honor 8 Pro. Intanto cancelliamo le 1000 notifiche che mi sono arrivate. Eccolo l'interfaccia di questo Honor 8 Pro, che ovviamente è l'interfaccia di Huawei, cioè senza trovare delle applicazioni, tutte sono sulle varie schermate. A me piace di più così. Io avevo anche un Huawei prima, un P8, e devo dire che mi è sempre piaciuta. Ma quello che ho trovato per in più dal P8 è sicuramente l'interfaccia che è l'Emotion UI 5.1, basata su Android 7.0, che ha fatto veramente passi avanti, ma veramente tanti passi avanti, sotto l'aspetto grafico, anche sotto l'aspetto dell'usabilità, della velocità d'uso. È molto più stabile, ho trovato veramente molto più usabile questa che la vecchia interfaccia che avevo sul P8, che è la vecchia Emotion UI, che comunque andava benissimo, ma questa qui sicuramente è migliorata sotto molti aspetti. Adesso cancelliamo le email che mi sono arrivate, abbassiamo un po' la luminosità, se no spara troppo. Ma andiamo
andiamo a vedere e vi parlo di display. Il display che secondo me è veramente, veramente bellissimo, un display stupendo. È un 5.7 pollici QHD, IPS LCD, ma è veramente uno dei migliori LCD che ho mai visto sul mercato. È veramente bellissimo. Io la taratura dei colori l'ho lasciata come impostazione predefinita, che devo dire che satura un pochino i colori, però a me piace così perché io di solito ho AMOLED e mi piacciono gli AMOLED, quindi la lascio un po' così. I neri invece di taglio diventano un po' grigini, ma proprio niente per guardare il pelo nell'uovo. Anche la griglia dei colori è veramente riprodotta benissimo. L'ho detto, un display fantastico 2K che è anche fatto per i VR, ci sono in confezione anche se quelli sono VR artigianali. Comunque, se voi comprate dei VR, sicuramente non avete problemi sotto quel punto di vista. Andiamo a parlare di design, di grandezza. No, di design ne ho già parlato e non mi piace. Di grandezza più che altro, di dimensioni, perché questo telefono è un telefono grande, molto grande, 157x77.5x7 mm di spessore. Lo spessore è molto contenuto, è uno dei telefoni più fini del mercato, però questo non fa sì che sia un telefono maneggevole, perché scivola molto, la lamina posteriore è molto scivoloso, scivola molto e quando lo si usa così tende un po' a sbilanciarsi perché pesa 184 grammi, quindi non poco, non tantissimo in assoluto per un 5.7 pollici, ma non è poco, quindi tende a sbilanciare un po' quando lo usiamo, quindi diciamo che uso con una mano è bocciato, non usatelo con una mano perché è quasi impossibile. Adesso lo sblocchiamo, ovviamente c'è il sensore di impronte digitali dietro che funziona molto bene, prende l'impronta quasi sempre, il 95% delle volte la prende. Diciamo che mi sarei aspettato qualcosa in più dalle cose che ho letto online, però io abituato con un S7 che è click sotto quel punto di vista, diciamo che non mi posso lamentare per niente di questo sensore di impronte, anzi. Ma parliamo di prestazioni pure, cioè di come gira il telefono. Il telefono gira ovviamente, non ha problemi, ha un Kirin 960, una iSilicon ovviamente prodotta da Huawei, una GPU, una Mali G71 MP8. Quindi proprio senza nessun problema, anche nei giochi non sono un videogiocatore accanito, ho giocato un po' con questo CSR 2 Racing che dicono online che sia molto pesante, non ho avuto nessun tipo di problema, si apre anche in 6-7 secondi, quindi si apre velocissimo. Quindi sotto il profilo delle prestazioni veramente nessun tipo di problema, lo posso far vedere anche se scrollo l'applicazione, adesso questo qui è più un problema di rete, se passo da un'applicazione all'altra posso fare così, posso fare quello che voglio, veramente non avrà nessun problema nel far girare le applicazioni. Adesso però vi devo parlare di una cosa, di un difetto che nell'uso quotidiano potrebbe essere, cioè a me ha dato molto fastidio, cioè la tastiera. Adesso scrivo qualcosa, ecco, ho scritto malissimo. Prova testo, tipo, prova. Ecco, adesso ovviamente ha scritto benissimo perché mi deve smentire in diretta, ma io qualche volta ho notato che perde un po' di tocchi, perde quell'attimo, perde quel tocco, perde quello spazio che fa sì che dovete tornare indietro e rimettere lo spazio e cambiare la parola. Ed è nel suo quotidiano, quando si usa il telefono al volo, lo si prende, lo si usa, manda un messaggio, rispondi, quello lì diventa un po' macchinoso, un po' troppo macchinoso, quindi diciamo che che il touch qualche volta non è proprio preciso, si vede anche perde dei tocchi, niente di trascendentale, sicuramente è più abitudine che altro, però era da segnalare. Intanto andiamo su victim.net per il nostro sito per vedere, chiamiamo il sito desktop, eccolo qua, per vedere come gira il browser web, ovviamente c'è Chrome e non ha alcun problema, qui ancora si sta caricando la pagina e potete vedere che pinch to zoom, scrolling, ecco questo si è impuntato in diretta ovviamente, però diciamo che è più il sito che deve caricare molte cose che altro, veramente la navigazione web è promossa sotto tutti i punti di vista, non c'è alcun problema sotto questo punto di vista. Andiamo a vedere la fotocamera, che è uno ovviamente degli aspetti più importanti dei telefoni odierni. E l'interfaccia della fotocamera è simile, molto simile a quella di Huawei ovviamente, e su questo Honor 8 Pro arriva anche la funzione in bianco e nero, che su Honor 8 non c'era, anche se aveva la fotocamera in bianco e nero. E potete qui vedere, facendo uno swipe verso destra, potete vedere tutte le varie impostazioni della fotocamera, c'è cioè foto, pro foto, video, anche pro video. Purtroppo c'è questo, l'HDR in seconda funzione, che secondo me su un telefono di questa fascia di prezzo non va bene, perché ora sono tutti l'HDR automatico e doveva avere l'HDR automatico. Invece uno swipe verso destra si entra nelle impostazioni della fotocamera, vi faccio vedere velocemente, niente di speciale, più che altro c'è la risoluzione, che è sempre importante. Io scatto sempre le foto in 16 noni e quindi sono abituato a usare il sensore in 16 noni che scende a 9 megapixel. Il sensore in realtà è in 4 terzi, ovviamente, cioè sono due sensori,
Eccoli qua, in 4 terzi, e ovviamente sale a 12 megapixel perché sono due sensori a 12 megapixel, con il flash, con il doppio flash più vicino, e anche la messa a fuoco laser. Devo dire che la messa a fuoco è veramente, veramente veloce. Potete vedere, se io faccio panoramica, butto qua, riesce sempre a mettere a fuoco veramente molto velocemente, senza alcun problema di sorta. Andiamo a vedere però come vengono, le foto, le varie cose. Questa qui è una foto che l'ho fatta che era veramente buio, ha catturato veramente bene, ha catturato veramente tanta luce. Guardate qui dietro il cielo come è venuto bene. Quindi promosso il video, il demo video che ho fatto, pure questo è venuto molto bene, era un Full HD, a 60 frame per secondo. Devo dire però che c'è stato qualche problema di stabilizzazione, più che altro devo dire a 60 frame per secondo un po' è poco stabilizzato, quello lì è un difetto. Questa è una foto con HDR e questa stessa foto senza HDR, devo dire che era molto buio e anche senza HDR ha catturato molta luce. Con HDR è venuta molto bene, ha illuminato le parti buie, ma se si va a vedere nel dettaglio, soprattutto sullo schermo del computer, è venuta un po' un filino granulosa. Questa foto invece è una foto molto difficile con lo sfondo nero, quindi lo sfondo era veramente buio perché era molto tardi. E invece la giostra qui, il risalto davanti, e devo dire che ha preso benissimo i colori, ha bilanciato benissimo il bianco. Questa è una foto con la fotocamera anteriore, e fortuna che ho usato il flash perché se non usavo il flash sarebbe stata veramente buiissima. Queste qui invece sono due foto, una in bianco e nero e una è a colori dello stesso paesaggio, e devo dire che sono tutte entrambe molto bene. Quella in bianco e nero diciamo che hanno un qualcosa di retro, di vintage. La fotocamera in bianco e nero fa veramente belle foto. Un conto è la fotocamera in bianco e nero, un conto è il filtro bianco e nero, che non è uguale, quello assicuro proprio. Anche questa foto, questo paesaggio è venuto molto bene, molti dettagli. Diciamo che la camera è molto buona, forse un filino sotto i top di gamma attuali, cioè nel senso quando è uscito questo Honor 8 Pro era già un po' indietro come fotocamera, però diciamo che si allinea ai top di gamma 2016, cioè a S7, forse un filino sotto S7 non è ma di poco, degli altri diciamo che è lì. Comunque le foto con poca luce vengono bene, le foto con più luce vengono ancora meglio. Diciamo che S7 fa le foto con poca luce migliori, però super giù stanno lì quando c'è molta luce. Allora, adesso vi parlo di una cosa che a me non mi è piaciuta per niente, cioè la batteria. Batteria che è una batteria integrata da 4000 mAh, quindi un amperaggio veramente elevato che dovrebbe garantire una grande autonomia, invece nella realtà non è proprio così. Diciamo che adesso vi faccio vedere la mia giornata stress, diciamo quella tipo come è stata. Questa giornata la giornata è iniziata prestissimo, è iniziata verso le 9, ma sono stato praticamente sempre fuori casa, mai sotto wifi, sempre sotto 4G, e vedete che alle 20:05 era al 9%, aveva fatto 4 ore e mezza di display. In assoluto non è male, è una buona autonomia, però per un telefono che ha una 4000 mAh integrata mi aspettavo qualcosa di più, e questo è dato oltre che dal display super definito e ovviamente molto grande e anche molto luminoso. L'ho usato parecchio sotto la luce del sole quel giorno, quindi è sceso anche per quello, ma è il fatto che anche adesso scaldicchia un filino qui dietro. Infatti anche adesso nell'uso si rodocchia un po' tiepido, e questo qui ovviamente visto che scalda, e quando scalda la batteria inizia a scendere un po' troppo. Poi vi parlo di chiamata, la chiamata dall'altra parte si sentono molto bene, dalla capsula auricolare si sente sì bene, però è un po' una voce un po' robotica, diciamo che ma manca un po' di qualità. Si sente comunque bene sotto, anche in mezzo a molto casino, si sente comunque molto bene la persona che ci parla, però mi aspettavo qualcosa di più, diciamo, ma giusto un filino, giusto per fare una critica, diciamo. Ci sono le varie applicazioni che sui telefoni cinesi ci sono sempre, ma adesso si sono proprio ampliate anche a tutti gli altri telefoni, e c'è l'app di gestione del telefono per fare pulizia, per bloccare le app sotto l'impronta digitale, eccetera, eccetera. Chi ha Huawei Honor lo sa, adesso ottimizziamo un po' qualcosa, ok, perfetto. Mentre che ottimizza, facciamo girare il telefono e vi parlo di cosa? Vi parlo di musica, dell'altoparlante. Facciamo partire questa. Mettiamo dall'inizio. No, perfetto. Allora,
Il suono è sicuramente nitido, si sente sicuramente bene, però ovviamente dall'altro canto del genere non ci si può aspettare tutto questo che infatti mancano un po' di bassi, diciamo che mancano parecchi bassi, non un po' di bassi, quindi si sentono, si sente bene i medi e alti, però i bassi completamente, completamente assenti, ma se dovete sentire la musica comprate o una cassa esterna o comunque la sentite via, la sentite con l'auricolare. Se volete sentire qualche video comunque dall'altoparlante potete sentire benissimo perché comunque il volume è anche abbastanza alto. Ma traiamo le conclusioni su questo Honor 8 Pro. Che c'hai da dire? Mi piace, non mi piace? Allora, a me sicuramente piace il display, piacciono le prestazioni, va sempre benissimo, sempre nel fluido, è sempre affidabile anche nell'uso. Un po' di anni fa, qualche anno fa, cioè, si accusava Huawei, quindi anche Honor, di essere poco affidabile nel tempo, anche affidabile nelle prestazioni, anche a volte si bloccavano. Invece, veramente, questo Honor 8 Pro non ha alcun problema sotto questo punto di vista. Quanto costa? Online si trova dai 460, da siti poco raccomandabili, diciamo. Se bisogna essere più sicuri, se si vuole essere più sicuri, si può comprare su Amazon a 490 euro, se no su Wmall, ovviamente lo store ufficiale di Huawei Honor, a 519 euro, è sceso pochissimo, prima costava, se non mi ricordo male, 5,49, ma i Huawei e dico gli Honor costano, veramente scendono pochissimo di prezzo. Comunque, in assoluto è un bel telefono, gran display, buona autonomia, anche se sottotono rispetto alla 4000 mAh, buona sensore di impronte, buona fotocamera, diciamo che è un telefono buono, nel complesso è un ottimo telefono che sicuramente se lo comprerete non vi farà, non vi deluderà sicuramente, però è grande, è pesante da portare in giro, diciamo che qualche volta stanca perché è veramente pesante, anche l'uso una mano si fa sempre fatica a usarlo. Diciamo che io personalmente non lo amo e non so se lo comprerei, però se volete un telefono con un gran display, grande, una buona fotocamera e una buona autonomia, sicuramente con questo Honor non avete